Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su Through the Looking Glass. Oggi sono qui per parlarvi di un'altra classifica stilata dall'American Film Institute. Sto parlando della classifica dei 10 miglior film gangster americani. Pronti? Via! In decima posizione che film troviamo? Un film del 1983 diretto da Brian De Palma. Esatto, Scarface. Scritto da Oliver Stone e interpretato da Al Pacino. Il film è il remake dell'omonimo lungometraggio del 1932, mi sto mangiando le parole, sto anche ruttando, diretto da Howard Hawks. L'ho fatta completa. A differenza dell'originale ambientato a Chicago durante gli anni del proibizionismo, questo film si svolge nella Miami degli anni 80, allora centro di un considerevole traffico di droga. Inutile che continui a parlarvi di questo grandissimo film che sono sicuro abbiate visto tutti. Passiamo alla nona posizione. In nona posizione troviamo Piccolo Cesare, film del 1931 imperniato sulla figura di un feroce gangster, Cesare Rico Bandelom, seguito passo passo nel corso della sua parabola di malavitoso. All'ottavo posto troviamo un altro film del 1931, Nemico Pubblico, e che è considerato uno dei film più rappresentativi del genere gangster, soprattutto per il cinico e violento protagonista, Tom Powers. Al settimo posto, ragazzi, troviamo un film di Quentin Tarantino. Quale? Beh, naturalmente Pulp Fiction, film del 1944 che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes. Cosa ho detto, 1944 o 1994? Volevo dire 1994. Al sesto posto, ragazzi, un film che ho citato poco fa. Avevo detto che Scarface di Brian De Palma è il remake dello Scarface di Howard Hawks, e qui in sesta posizione c'è proprio quello, Scarface di Howard Hawks. Ben Hecht, grande sceneggiatore di Hollywood, per questa sceneggiatura si ispirò alla storia di Al Capone, pur modificandola. Al quinto posto, ragazzi, Gangster Story, Bonnie e Clyde, film del 1967 diretto da Arthur Penn, che narra le gesta di due giovani banditi, Bonnie e Clyde, realmente esistiti nell'America della Grande Depressione. Il film ha ottenuto 10 nomination agli Oscar e ne ha vinti 2, oltre a due David di Donatello. Giungiamo al quarto posto, ragazzi, dove troviamo un film del 1949 diretto da Raoul Walsh. Sto parlando de La Furia Umana. In questo film, per evitare una pesante condanna, un criminale preferisce accusarsi di un piccolo furto e farsi qualche anno di prigione. Però mentre lui sconta la pena, fuori ne succedono di tutti i colori. E giungiamo così al podio, ragazzi. Al terzo posto troviamo Il Padrino, parte seconda. Grandissimo film di Francis Ford Coppola del 1974, che è un sequel di Il Padrino. E chissà che film c'è in prima posizione, eh? Comunque, in seconda posizione invece che film troviamo, ragazzi? Ragazzi, esatto, vi ho fatto uno spoiler. Quei bravi ragazzi, film capolavoro di Martin Scorsese del 1990, candidato a 6 Oscar, ne vinse solo uno purtroppo, quello per il miglior attore non protagonista, andato al grandissimo Joe Pesci. Questo è considerato uno dei migliori film di Martin Scorsese ed è stato definito da molti come uno dei migliori film della storia del cinema. E come non essere d'accordo? E giungiamo così alla prima posizione, ragazzi, dove troviamo, ve l'ho già detto, Il Padrino, il primo capitolo di questa bellissima trilogia, diretto naturalmente da Francis Ford Coppola nel 1972. E sul Padrino ho fatto un video analisi della fotografia del grandissimo Gordon Willis. Se cercate su YouTube lo trovate. Come sempre, se mi ricordo, vi lascio il link qui o in una scheda o in descrizione, ma come sempre poi mi dimentico, quindi abbiate pazienza. Ragazzi, il video si conclude qua. Come al solito vi invito a commentare anche voi questa classifica stilata dall'American Film Institute. Vi ringrazio come sempre dei commenti, naturalmente delle visualizzazioni e delle iscrizioni, e vi do appuntamento ai prossimi video, sempre qui su Through the Looking Glass. Ah, mi sto mangiando le parole, che ho appena bevuto un caffè. Ciao a tutti!